C'è un allarme in tutta Italia per il cosiddetto West Nile virus, il virus del Nilo occidentale, il virus di cui abbiamo già accennato, vi ricordate, qualche tempo fa, discutendo con il nostro ospite che è qui con noi, di dengue, di chikungunya, di Zika, tutti i virus che hanno a che fare con le zanzare. Ma ora le notizie di casi o presunti tali cominciano a diventare anche più frequenti nel nostro paese, soprattutto nel nord Italia, dove in alcune zone il virus è addirittura endemico. E ora anche in Sicilia, però, e anche in Puglia. E sempre a proposito di cambiamento climatico, di migranti e di zanzare, nel caso del virus del Nilo, anche degli uccelli migratori. Con noi per parlare un grande specialista, Giuseppe Iovane, benvenuto professore. Grazie, Professore buongiorno a voi. Iovane, professore ordinario di malattie infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli, un'autorità in questo campo. E quindi, professor Iovane, spieghiamo subito cos'è questo virus su al quale il Ministero della Salute emette periodicamente, vero, dati Sì. e circolari anche. Beh, è un virus che fa parte di una bella famiglia. L'altra volta abbiamo parlato di dengue, un virus della stessa famiglia di dengue, del dengue. È stata scoperta nel Nilo, perciò si chiama West Nile, nel 37. È una patologia, diciamo, che ha un ruolo negli animali particolare. Cioè abbiamo la solita zanzara che porta questo virione e infetta gli uccelli, che bisogna anche differenziare. Sono degli uccelli che amplificano la viremia, ci sono degli uccelli che sono vittime di questa. Per esempio, gli amplificatori sono i corvi, cornacchie, cioè tutti quegli animali, per esempio, sono in grado di amplificare il virus. Che significa? Significa che quell'animale è in grado di eliminare una quantità di virus 100 volte, 1000 volte superiore a quella che può essere, per esempio, un altro tipo di uccello, o i polli stessi, insomma. Quindi, diciamo, ecco, questi sono gli amplificatori, però. Accidentalmente, si dice nel campo epidemiologico, si dice à cul de sac, cioè accidentalmente questo virus, l'infezione può colpire l'uomo o i cavalli. Quindi sono le vittime, diciamo, di questa West Nile. Ecco qui i casi umani di malattie, queste sono alcune slide che ci ha fatto pervenire, cioè il Ministero della Salute Sì, emette circolari ogni anno circolari e ogni anno. aggiornamento sui casi. E la particolarità è che questa patologia è entrata in Europa, prima in Francia, nella palude vicino in Camargue, nella regione della Camargue, poi è passata in Toscana e poi adesso, dopo 10 anni, è stata di nuovo ritrovata nel Delta del Po e tutte le regioni dell'Emilia-Romagna. Ecco, qui c'è il circuito, c'è la flowchart di cosa deve fare un medico nel momento in cui ha un sospetto di questa malattia, di cosa deve fare un veterinario quando ha il sospetto di questa malattia. Anche il semplice, diciamo, il cittadino, se trova questi uccelli morti in numero, diciamo, superiore alla norma, soprattutto corvi, cornacchie, gazze, piche, ecco, dovrebbe allertare quello che è l'ufficio veterinario, che faranno i prelievi e manderanno al centro di referenza per poter poi fare le analisi Ecco, qui vediamo giuste. tra i casi veterinari, quelli umani, sempre il centro nord, è Sì, vero, è il clou. il centro nord perché? Perché prima accennato agli uccelli migratori. Le rotte degli uccelli migratori, ce l'hanno insegnato le epidemie di influenza, entrano dal Veneto, attraversano poi l'Italia meridionale, colpendo anche la Sardegna, e dopodiché vanno in Africa. Quindi gli uccelli migratori, anche loro, sono vittime di queste zanzare. Quindi il ciclo, diciamo, della West Nile, in teoria, dovrebbe essere limitato a zanzare, uccelli, zanzare, uccelli. A un certo punto poi ci sono questi vettori che si chiamano ponte, cioè oppure cul-de-sac, come ho detto prima, che sono cavalli e uomo. Quindi noi accidentalmente possiamo andare incontro a questa patologia. Infatti l'umano si ammala, anche se poi si ammala diciamo, i Sì, sintomi sono, quali è sono? La una febbre. semplice, sembra un'influenza, quindi torniamo sempre al Ecco, discorso chi è umido. interessato può andare qui a Epicentro Sì. e documentarsi sul Su West tutti i Nile casi, ma anche virus. sugli altri casi, chikungunya, dengue, Zika virus, l'epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornano questi dati e quindi Ecco danno qua, l'esatta. West Nile virus, si digita, si fa click, si apre la documentazione, cioè Esatto. che cos'è il
I sintomi sono la febbre. Dicevamo similinfluenzale, però similinfluenzale. Poche persone, la maggior parte delle persone, l'80% addirittura è asintomatica. Diventa grave in pochissimi soggetti, si dice il 10%, può diventare di pericolosa perché può colpire le meningi, può colpire il sistema nervoso centrale ed essere, diciamo, mortale. Comunque sempre persone magari anziani che portano altre patologie. Infatti i decessi che abbiamo avuto in Europa sono su persone anziane tra i 70 e gli 80 anni. Probabilmente ci deve essere un qualcosa già di patologico, per esempio una forma di immunodepressione, persone diabetici, cioè diabetici, insomma, queste possono essere delle condizioni che possono dare la possibilità al virus di dare la lesione cerebrale, che è quella più preoccupante, diciamo, che più pericolosa. Ecco, abbiamo visto appunto il portale internet molto interessante, Epicentro, dove chi ha interesse, chi ha curiosità, può appunto, eccolo qui, ce lo fa vedere Carmine Marano, la febbre del West Nile, Nilo. Resta il centro questo discorso sempre delle zanzare che abbiamo detto, anche se qui a differenza della zanzara tigre che più volte abbiamo citato come portatrice di 20 malattie, la famosa Aedes albopictus, qui la zanzara più, diciamo, incriminata è un culex che somiglia molto alla Aedes per certi versi. Però queste sono zanzare, purtroppo vengono differenziate in endofile o esofile, cioè possono sopravvivere nei periodi invernali all'interno, per esempio, di locali, abitazioni, capannoni, eccetera. E quindi in qualche modo questa zanzara è presente, questo tipo culex, che in genere, ecco, anche in questo caso può essere divisa in ornitofila, cioè che punge solo gli uccelli, oppure può pungere l'uomo e gli animali, e quindi in questo caso essere di vettore della malattia. Ecco, nel 2013 ci fu un picco, sì. Nel 2014 c'è stato un calo, dovremmo vedere delle slide, poi nel 2015 un forte rialzo, eccolo qui, vediamo... Sì. Come mai? A distanza, sì, probabilmente cosa succede in questi casi? Il virus circola in una zona, per esempio noi sospettiamo che in Italia non sia mai andato via, però ci sono poi delle condizioni che favoriscono l'amplificarsi e il replicarsi. Per esempio un caldo eccessivo. Il caldo umido, caldo eccessivo, le piogge e quant'altro. La cosa però interessante di questo grafico è che c'è un ciclo, cioè le zanzare, diciamo, cominciano la loro attività a marzo, gli uccelli cominciano la loro attività a maggio-giugno, i primi casi li osserviamo negli uccelli nel periodo di luglio, dopodiché si osservano nelle nostre stagioni, nelle nostre latitudini, agosto-settembre sono i mesi più pericolosi per questa possibilità di malattia, diciamo, nell'uomo. Seguendo infatti, questo infatti ci ciclo, vede sempre agosto. Sempre agosto, sempre agosto. Sì, agosto-settembre. Se chiaramente poi diventa caldo-umido e si prosegue su settembre, su ottobre, avremo ancora casi fino a fine inverno, ecco, in merito a questa condizione di questo virus che ha questo particolare circolo, diciamo, zanzare, cavalli, corvi e uomo, distribuendosi quindi nell'anno in questo modo. Ecco, abbiamo detto un virus, questo West Nile virus, questo virus del Nilo occidentale che porta febbre, una febbre, diciamo, al 80-90% autorisolvente, cioè che si risolve da sola, però abbiamo detto con dei decessi. Con alcuni decessi, sì, da noi ci sono stati 18 decessi, per esempio, negli ultimi 5 anni. La cosa interessante, per esempio, non esisteva in America, per esempio. In America è scoppiato questo caso West Nile perché è stato trovato il virus in soggetti donatori. Qui, per esempio, si vedono delle immagini, quindi nelle trasfusioni ci può essere, per esempio, un pericolo di trasmissione. Ci può essere un pericolo quindi nei donatori di sangue. È stato visto purtroppo anche in una madre che ha avuto una trasfusione e il figlio purtroppo è risultato poi infetto e il latte della mamma era infetto. Quindi, diciamo, è un virus attrezzato per poter replicare. Ecco, tra le slide che lei ci ha mandato c'era una, non l'abbiamo vista ancora, ma comunque ne parliamo, in cui vediamo le regioni che comunicano i dati alla, credo, poi al Ministero della Salute. Al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore della Sanità, insomma. Tra queste regioni, tra le regioni che sono inadempienti c'è la Campania, il solito difetto di noi della Campania che non facciamo circolare i dati ed è uno degli indicatori per i quali noi non miglioriamo i LEA, purtroppo, i famosi livelli essenziali di assistenza. È uno delle, diciamo, delle pecche. Non sappiamo se
diciamo c'è qualcuno che dorme invece di lavorare alle ASL di Salerno, di Napoli o le altre ASL della Campania, oppure se è alla regione che c'è il dormiente che non passa i dati. Insomma, la Campania è inadempiente. Mi dispiace che non abbiamo visto la slide. Allora, si tratta di questo. Lei ci può dire perché? Dov'è il blocco, il nodo? Allora, tutte le ASL devono fare una inchiesta entomologica, cioè in effetti ci sono vengono messe delle catture, perché dobbiamo aggiungere un altro tassello. Abbiamo parlato degli uccelli, abbiamo parlato del virus, abbiamo parlato del vettore, sì. Bisogna aggiungere le zone umide. Cioè, in effetti la grossa sorveglianza si fa nelle zone umide. Noi, per esempio, in Campania la nostra zona umida che viene presa come per controllo sia per l'influenza aviarie e altro, sì, sia per queste patologie, è la zona di Persano, sì, dove abbiamo quindi l'oasi sì. di Persano. Quindi lì è una condizione, sì, effettivamente non ci sono questi dati, e lì vanno messe le trappole, vanno viste le catture, vanno fatte le inchieste entomologiche, si va a valutare quanti sono le zanzare, e così in quel modo possono essere, diciamo, portati ai centri di referenza per sì. fare la diagnosi. Sì, poi c'è l'ultimo, uno dei passaggi è l'istituto zooprofilattico, sì. Diciamo, interregionale. Sì, l'istituto zooprofilattico di Porci che deve mandare poi cioè, dove abbiamo, insomma, bisogna dirlo, abbiamo una situazione statica, commissariata, non si capisce, insomma, in Campania i presidenti delle regioni, ma non solo De Luca, anche gli altri, amano il commissario, non amano il presidente, non amano designare, definire una situazione, e quindi si passa da gestione commissariale, cioè, quella di Portici poi ormai è diventata annosa, ma è una questione sulla quale De Luca deve intervenire, De Luca Bonavitacone, insomma, non è possibile lasciare un commissario per tanti anni senza decidere se il presidente deve essere l'attuale commissario o se invece bisogna procedere ad una presidenza, insomma, un istituto così vitale, così certo, importante. Certo. Posso parlare che c'è un qualche conflitto di interesse? Sì, diciamo che ecco le zanzare. La zanzara, chiudiamo qui con la zanzara, è un po' come dire il vettore. Questa zanzara che sembra un aereo transcontinentale, insomma, sì. viaggia da un continente sì, all'altro. Sì. Forse più di un uccello, insomma, o no? Certo, perché il oggi, cambiamento climatico. Certo, cambiamento climatico, gli spostamenti rapidi, i soggetti viremici. Tenete presente che la West Nile, perché è diventata adesso così importante, così attuale, ne sentiremo parlare un po' più spesso. Perché ha la capacità, questo virus, attraverso queste zanzare. Zanzare anche quella che sta da noi, la Culex. Sì, sì, addirittura di infettare i rettili. Cioè, tenete presente che esiste una circolare dove, per esempio, non possiamo allevare coccodrilli in Italia proprio per la West Nile, che in effetti anche il rettile, anche lo scoiattolo, anche la foca, anche cioè questo virus praticamente riesce ad adattarsi a una quantità di animali spaventosa, quindi il criceto, cioè sono sì. tutti soggetti, diciamo, non importanti, come vi ho detto io prima, vettori ponte, però hanno comunque un ruolo nel conservare il virus. Ecco, noi per difenderci dalla zanzara abbiamo tanti sistemi, insomma, tanti mezzi oggi, però a casa possiamo fare piccole cose, le do un minuto soltanto per concludere, certo. piccole cose per evitare che le zanzare si diventino stanziali a casa Perfettamente, nostra. Sì, i sottovasi. I sottovasi senza acqua sono senza la dannazione. Sì, sì. Poi abbiamo anche altre, diciamo, situazioni, nel senso che se uno si vuole coprire, ricordiamo sempre abiti lunghi, colori bianchi, non colori scuri, no profumo. Profumo, dopo barba, attirano le zanzare. Attirano, sì, sì. Si possono fare delle disinfezioni con dei prodotti, diciamo, meno tossici possibili. Evitare quello che sono i ristagni di acqua. Questa è sì. la cosa più importante. Anche se ho letto che, forse l'abbiamo detto qualche settimana, qualche mese fa, che alla fine le zanzare noi le attiriamo inesorabilmente con i nostri feromoni, con i nostri odori, quindi profumo o non profumo, insomma le zanzare sono fortemente attratte da noi umani. Bene, grazie professore Iovane, noi ci aggiorniamo su questi virus che sembravano così distanti. Sì, una volta esotici, da noi. Si chiamavano esotici, no? Sì. Noi l'abbiamo studiato come malattie esotiche. Esatto, ed invece oggi sono diventate malattie nostre anche certo. perché ormai anche con questa questione dei migranti, con i migranti arrivano anche le zanzare e tutti gli altri animali, ma anche tante malattie.